Buongiorno a tutti, benvenuti all'evento formativo, l'ultimo dell'anno organizzato dalla nostra associazione, che con piacere ritorna in quel di Merito Porto Salvo, dove abbiamo sempre trovato e con continuità continuiamo a trovare una larga partecipazione e una grossa collaborazione in tutte le fette di estrazione professionale, sempre nell'ottica della multidisciplinarietà che contraddistingue la partecipazione ai nostri corsi. Quindi un grazie a tutti per la vostra presenza. Il corso di oggi tratta come argomento principe il trauma. Il trauma è un argomento molto importante, alla fine tutti gli argomenti sono importanti, ma perché questo assume una certa particolarità? Assume una certa particolarità perché il trauma, come vedremo nelle relazioni che seguono, è la prima causa di morte in Europa nella fascia di età media della popolazione. Un evento inatteso, un evento che tutti dovrebbero sapere fronteggiare, mi riferisco anche in maniera capillare a tutte le fasce della popolazione, perché il trauma in quanto tale, in quanto evento inatteso, può avvenire ovunque e naturalmente quindi noi professionisti non possiamo esimerci dal conoscere quali sono i rudimenti principali inerenti a questa problematica. Non si tratta solo di primo soccorso, ma si tratta anche di creare una rete sanitaria, una rete organizzativa che permetta di ospedalizzare precocemente i traumi, soprattutto quelli più gravi, più importanti, che sono a pericolo di vita, di saperli fronteggiare nel preoperatorio, nel postoperatorio, in tutta la fase di riabilitazione. Quindi oggi avremo il piacere di avere con noi una serie di relatori che ci intratterranno su varie tematiche che riguardano, diciamo, il trauma visto su molti aspetti. La prima relazione, ho il piacere di introdurre il dottore Lavilla. Lui opera presso il pronto soccorso dell'ospedale Riuniti di Reggio Calabria e ci farà una relazione sul ruolo dell'ecografia in pronto soccorso, utilizzo da parte del medico e dell'infermiere, un qualcosa di molto interessante, un qualcosa di innovativo e che quindi adesso ascolteremo tutti con grande attenzione. La parola subito al dottore Lavilla, prego. Buongiorno a tutti, gentili colleghe, gentile colleghi. Inizio subito oltre che con ringraziarvi per la presenza, entro subito nel tema dicendo che il pronto soccorso costituisce il primo impatto per l'ammalato traumatizzato e di conseguenza con delle ovvie ripercussioni anche di tipo psicologico per l'ammalato che trova una sua rassicurazione nel momento in cui si accorge che già dal primo impatto viene accertata una diagnosi precisa, quanto più precisa possibile, e poi successivamente, eventualmente, viene lasciato all'opera degli specialisti. Quindi il ruolo delicato in tutto questo, nella gestione del trauma da parte del pronto soccorso, è di evidenza lampante. Nell'ambito della gestione clinica da parte del medico del pronto soccorso, molti passi sono stati fatti da 20 anni a questa parte. Passi soprattutto nell'ambito diagnostico, oltre che nel trattamento di primo livello. Un ruolo molto importante l'ha avuto l'introduzione della metodica ecografica in pronto soccorso. Questa si contraddistingue dal normale accertamento ecografico descrittivo. La finalità non è quella di descrivere l'organo, di vedere se il paziente è portatore, per esempio, di un angioma, se è portatore di una malformazione. La finalità invece è quella di stabilire in tempi brevissimi, parliamo di un minuto e mezzo, se il paziente è affetto da una emorragia, interessato da un'emorragia in corso, e di conseguenza il tempo conta e conta anche parecchio. 20 anni addietro questa metodica non esisteva. 20 anni addietro vi erano tutta una serie di esami che consentivano di escludere o di asseverare il sospetto diagnostico, però con un grosso dispendio di tempo.
tempo che nel caso del trauma è molto importante, lo ribadisco. E chiaramente l'ecografia ci dà una grossa mano d'aiuto, soprattutto nella traumatologia addominale. Ricordiamoci che secondo un vecchio assioma dei vecchi clinici, l'addome tante volte costituisce non soltanto la morte del paziente, ma costituisce la morte del medico, morte chiaramente professionale, perché è proprio quello che riserva le maggiori insidie e io aggiungo soprattutto nel campo della traumatologia. Andiamo a vedere quindi, nell'ambito di questa relazione, che il trauma addominale rappresenta una causa di accesso frequente, non la prima causa, la prima causa è rappresentata dal dolore toracico, però un accesso frequente nell'ambito dei pronto soccorso di tutto il mondo. Questi praticamente, i soggetti affetti da una traumatologia addominale, sono oggetto di soccorso anche preospedaliero da parte degli equipaggi di emergenza. Si sta studiando ancora, non ha una realizzazione pratica, però si sta studiando la possibilità di attrezzare le ambulanze del soccorso territoriale con degli ecografi portatili, affinché già il malato, nell'ambito di una certa catena della sopravvivenza, e aggiunga in ospedale con una diagnosi di emorragia addominale, di versamento addominale, che ovviamente farebbe risparmiare ancora maggiormente tempo. Tra le cause determinanti per gli APAM sfavorevoli, l'emoperitoneo, quindi il sanguinamento addominale, risulta essere al primo posto ed è fondamentale la golden hour, la prima ora, l'ora d'oro. E per questo nel corso degli ultimi decenni si è assistito progressivamente a un impiego sempre maggiore nell'ambito delle varie attività della metodica ultrasonografica, mirata all'identificazione di raccolte fluide all'interno del peritoneo. Oggi l'ecografia FAST, che è un acronimo per Focused Assessment Sonography for Trauma, quindi essenzialmente finalizzata alla valutazione del trauma, così nasce l'utilizzo iniziale dell'ecografia in pronto soccorso, entra quindi a pieno titolo nella valutazione di un percorso clinico strumentale che può essere primario nel paziente instabile. Perché primario? Perché il paziente che è instabile e in cui viene rilevato un versamento deve, e sottolineo deve, essere avviato direttamente alla sala operatoria. Secondaria invece nel paziente che è stabile, in cui i parametri vitali vengono mantenuti e di conseguenza c'è il tempo per una metodica più affinata, anche se di questo andremo poi a vedere delle sorprese, più affinata come la TAC o comunque con una migliore precisazione diagnostica. Le principali applicazioni dell'ecografia in pronto soccorso. La prima in assoluto è quella per il politrauma, in particolare per la rilevazione di un versamento addominale, associata ad un tamponamento cardiaco post-traumatico. In ogni caso, anche nel caso di gravidanze extrauterine, di una dissecazione di aneurismi dell'aorta addominale, può rientrare a pieno titolo in una urgenza di pronto soccorso. Accanto a questo, poi, possiamo avere, cioè l'utilizzo si è pian piano allargato, quindi da un fatto essenzialmente, da una finalità essenzialmente diagnostica per fatti traumatici, si è passata anche ad una precisazione diagnostica per fatti non traumatici, quindi una sorta di point of care, cioè dire di una diagnostica al letto dell'ammalato in pronto soccorso, anche per delle patologie delle vie biliari, per le coliche renali, per le trombosi venose profonda e non ultime, come andremo a vedere, anche perché delle applicazioni interventistiche. Agli inizi degli anni 90 l'ecografia FAST, che nasce in America nell'ospedale di Chicago, fu inserita nel protocollo per il soccorso del trauma avanzato, il supporto del trauma avanzato e quindi nelle linee guida per il trauma addominale. Rapidamente si diffuse in tutta l'America, poi in tutto il mondo, e perché? Perché praticamente riusciva a localizzare in tempo reale la presenza di liquido intraaddominale sia
saccato sia localizzato sia libero, molto più importante. Quali sono fondamentalmente i vantaggi? Può essere intanto eseguita al letto del paziente, non occorre spostare l'ammalato attraverso degli apparecchi ecografici di più recente introduzione, addirittura può essere eseguita anche in ambulanza, rappresentano, diciamo così, il volume di una valigetta. Evidenzia con una precisione e attenzione, è stato visto da studi avanzati, che addirittura per la presenza di piccole quantità di liquido, fino a 25 cc, addirittura supera la DAC nella definizione diagnostica. La DAC non riesce a evidenziare dei volumi di liquidi inferiori a 25 cc, l'ecografia ci riesce. Può essere ripetuta più volte, questo per esempio nella traumatologia in donne gravide rappresenta una grande opportunità. Riduce i tempi necessari al riconoscimento della lesione e quindi quando il tempo conta, e soprattutto per la terapia operatoria, per la terapia chirurgica, dà una grossa mano d'aiuto in termini di tempo. Oltretutto riduce i costi ospedalieri, sia in termini di tempo che di risorse, perché proprio la possibilità della ripetizione a distanza o anche nel breve tempo fa sì che con costi minimi, praticamente soltanto il costo della carta, fa sì che questa sia una metodica anche nella gestione dell'economia ospedaliera importante. E poi soprattutto, come mi ripeto, l'assenza di radiazioni ionizzanti, che in qualunque caso non costituiscono un pericolo per donne gravide. Quindi è mirata alla ricerca di un liquido libero in peritoneo, nasce inizialmente, andremo a vederlo, soltanto con questa applicazione. Successivamente, attraverso l'introduzione dell'ecografia toracica e di una sonda cardiologica, vi è la possibilità di indagare anche la pleura, quindi la possibilità di escludere un pneumotorace e soprattutto un tamponamento cardiaco post-traumatico. Come vedete, le applicazioni sono in divenire. La metodica è stata utilizzata da circa 10-15 anni negli ospedali, ancora è in divenire per i possibili usi che possono essere fatti in pronto soccorso. Lo ribadisco, questo di cui io sto parlando fa parte della metodica ecografica utilizzata in pronto soccorso. Prevede un minimo di 4 punti di osservazione: il fianco destro, che valuta la tasca epatorrenale, il fianco sinistro, che valuta l'anatomia perisplenica, sottocostale per la visualizzazione pericardica e pelvica per lo spazio retrovescicale del cavo del Douglas. La durata dell'esame non è mai superiore a 5 minuti. Normalmente, ripeto, tra un minuto e mezzo e 2 minuti noi possiamo avere una diagnostica di versamento addominale oppure non versamento addominale. Ed ha una sensibilità che arriva a essere fino al 90%, con una specificità che raggiunge da allora il 100% per le motivazioni che in precedenza ho descritto. Ci arriva un politrauma, in pronto soccorso, un politrauma in cui c'è il sospetto di lesione addominale, però, come mi dilungherò un pochino a farvi capire come talora anche l'utilità dell'ecografia, anche non nelle lesioni in cui c'è un trauma diretto sull'addome. Comunque, il paziente che arriva un politraumatizzato, immediatamente attraverso l'ecografia FAST noi possiamo stabilire se c'è presenza di liquido libero in peritoneo. Se abbiamo un dubbio, perché ancora magari l'emorragia è in corso, più che emorragia dovrei parlare di piccolo sanguinamento, che sono quelli più insidiosi, in cui praticamente non si è costituita una quantità di liquido ben rilevabile, oppure se c'è un'assenza. Se c'è un'assenza e il paziente è stabile, basta soltanto un'osservazione clinica, neanche una ripetizione ecografica, perché è il malato stesso che ci dice se l'evoluzione è favorevole o meno. Nel momento in cui abbiamo invece dei parametri vitali instabili, e allora è previsto, in caso di assenza di liquido libero, soltanto un controllo ultrasonografico a distanza.
Nei casi dubbi, che sono anche quelli più insidiosi, ovviamente l'ecografia non può da sola pervenire ad una diagnosi, non deve essere supportata anche da altre metodiche, quali la TAC, quali la risonanza e così via. Mentre invece la presenza, nel momento in cui noi avvertiamo la presenza di liquido libero nel cavo peritoneale. Anche qui, se il paziente è stabile, può essere utile eseguire una TAC. Diciamo, prima vi ho detto che il versamento è maggiormente rilevabile all'ecografia che alla TAC, è vero, però la TAC ci fornisce un altro tipo di informazioni, ci fornisce delle informazioni maggiori circa il danno d'organo che ci può essere stato, ci può essere utile nell'individuare la fonte del sanguinamento, perché attenzione, noi con l'ecografia riusciamo a vedere la contusione del parenchima splenico, del parenchima renale, del parenchima epatico, non riusciamo a individuare con precisione se vi è una vera e propria lesione, quindi una lesione di continuo dei tessuti, e di conseguenza invece la TAC l'integrazione ecografica con la TAC fa sì che noi possiamo pervenire a una definizione migliore della lesione di organo, in modo tale che il paziente possa arrivare al tavolo operatorio e il chirurgo sappia immediatamente dove cercare. Cosa diversa invece nel paziente instabile. Nel paziente instabile il tempo è fondamentale, il tempo è vita, e allora a questo punto, nel momento in cui rileviamo una pressione di 60 e una ecografia che ci dice che c'è un versamento addominale, un versamento peritoneale, e deve essere avviato immediatamente per una laparotomia esplorativa senza TAC. Ribadisco questo perché, attenzione, la questione è stata sempre molto controversa. I nostri amici chirurghi soprattutto dicono: no, io non metto il paziente sul tavolo operatorio semplicemente sulla base di un controllo ecografico. Forse clinicamente può anche avere una sua giustificazione. Sicuramente non ha una sua giustificazione, diverse sentenze lo confermano per quanto riguarda i giudici, perché in quel caso rappresenta, cioè non avviare in presenza di un'ecografia positiva con dei parametri instabili, non avviare il paziente alla sala operatoria rappresenta una omissione, rappresenta una negligenza per quanto riguarda i magistrati per la medicina legale. I punti di osservazione che vi ho prima citato. Abbiamo un primo punto che è a livello dell'ipocondrio di destra e ci consente di esplorare la tasca del Morrison, quindi lo spazio epatorrenale destro, e vedere se c'è un versamento. Abbiamo la sede renale sinistra, l'ipocondrio di sinistra, che ci consente di individuare se nello spazio perisplenico e nel rene sinistro vi sia un sanguinamento. Abbiamo il sovrapubblico che ci consente di vedere la tasca di Morrison, il recesso di Morrison, se c'è versamento. Abbiamo per ultimo, questo è stato introdotto successivamente, a livello epigastrico, il punto epigastrico che ci consente di evidenziare il pericardio, quindi se c'è una presenza di un liquido traumatico a livello pericardico o meno. Dicevo prima, avete detto che occorre la sonda ecografica, è vero, per la migliore definizione occorre una sonda cardiologica, però normalmente anche con una sonda normale, con una convex normale che viene utilizzata ordinariamente, si può avere una buona percezione con una buona finestra ecografica per l'evidenziazione di versamento pericardico. Qui sono delle immagini che esplicitano esattamente quello che ho detto. Accanto ai quattro punti, questa è dell'immagine a sei punti, accanto ai quattro punti voi vedete per esempio in questa immagine, mentre la prima riguarda l'ipocondrio, in questa immagine i due punti accessori, quindi nella diagnostica a sei punti, sono il fianco di destra e il fianco di sinistra, che ci consente di rilevare anche il sanguinamento nella doccia paritocolica, rispettivamente omolaterale.
Vediamo un'immagine ecografica, questa è un'immagine normale. In questa zona, chiedo scusa, in questa zona comprensiva tra fegato e rene, voi vedete che c'è una linearità, non ci sono discrepanze, il fegato ha una omogeneità strutturale e questa è un'immagine che ci dice che il paziente traumatizzato non ha riportato danni né di tipo contusivo né lacerativi a carico di questi organi. Vediamo invece quest'altra immagine. Vedete questa zona ipoanecogena è espressione di un versamento. Questo versamento è localizzato nello spazio epatorrenale, detto loggia o tasca di Morrison, e rappresenta una delle prime sedi di sanguinamento. Qualcuno mi potrebbe dire, ma perché andiamo a cercare soltanto in queste sedi? Cioè nello spazio di Morrison, nella loggia perisplenica, nel Douglas. Perché sono i punti in cui vi è evidenza che il sangue si raccolga in misura più cospicua, in misura maggiore. Proprio per un meccanismo di gravità, per un meccanismo anatomico che fa sì che costituiscono le sedi di raccolta maggiore. Ecco perché una volta individuate queste sedi ed escluso il sanguinamento, la presenza di liquido in queste sedi, noi possiamo ragionevolmente stare tranquilli che il paziente non è affetto da un versamento. In quest'altra immagine invece, che è un po' più chiara quindi si vede meno, è lo spazio perisplenico. In questo caso abbiamo una lesione della milza che come vedete interessa lo spazio esistente tra la milza, il parenchima splenico e il parenchima renale di sinistra. In questa zona invece noi vediamo la tasca del Douglas, quindi nello spazio retrovescicale, che in questo caso le sezioni sono trasverse, però possono anche essere longitudinali, secondo delle scansioni longitudinali, e con la stessa evidenza. Nel momento in cui c'è un dubbio, ma questo è un versamento o è una disomogeneità strutturale, basta ripetere, o meglio, indirizzare la sonda secondo una scansione longitudinale trasversale e già abbiamo una risposta al quesito. Anche in questo caso, per esempio, oltre che dei sanguinamenti, nella traumatologia noi possiamo individuare le lesioni di tipo contusivo. Noi abbiamo qui per esempio un'immagine di un rene normale. Se andiamo a vedere questa immagine invece nella zona in basso a destra, noi vediamo quella zona di disomogeneità, questa è una zona contusiva, il polo renale superiore è stato è stato traumatizzato e di conseguenza vi è una lesione del parenchima. Accanto a questo, torno un attimino all'immagine precedente, quante informazioni si possono avere da una semplice immagine ecografica, anche di tipo per finalità non, in sezione non traumatologica. Noi per esempio in questa immagine possiamo vedere il parenchima renale come è costituito, il normale rapporto tra parte corticale e parte midollare, la possibilità di vedere la presenza o meno di cisti, quindi per un rene policistico, che c'è una miriade di informazioni che al medico del pronto soccorso, che è il medico forse ad avere le maggiori iniziali difficoltà diagnostiche, proprio perché non conosce l'ammalato, perché molto spesso l'ammalato è portatore di una patologia che non ti dice. Quante volte il paziente è affetto da rene policistico, lei soffre di qualcosa, no, sto bene, non ho niente. Ecco, e noi lo scopriamo da un semplice esame ecografico fatto in pronto soccorso che ci indirizza verso una diagnosi precisa.
anche in questa foto, in questa immagine, voi vedete come il parenchima renale, che prima abbiamo visto la corticale uniforme, in caso invece è documentata una zona di ipoecogenicità, rappresentante appunto la contusione renale, un fatto contusivo. Qui una contusione epatica, anche qui non ho messo un'immagine del fegato normale, ecografica del fegato normale, una contusione epatica, noi vediamo in questa zona in basso a sinistra, una disomogeneità, una granulosità diversa, ecografica ovviamente, diversa rispetto all'immagine normale. Allora ci poniamo il problema a questo punto, ma sto paziente ha avuto una contusione, a me sembra una contusione, e in questo caso però è il caso di fare una TAC, anche per vedere. E che ci dice la TAC? La TAC ci dice questo, ci illustra quell'area contusiva che noi già avevamo visto, ci dà la conferma diagnostica di un qualcosa che per un paziente stabile, ripetiamo, può anche limitarsi al semplice sospetto. Nel momento in cui il paziente è instabile deve andare direttamente in sala operatoria, lo dicevamo. Nel caso del pneumotorace, l'introduzione dell'ecografia toracica, 10 anni fa l'ecografia toracica non era assolutamente pensabile, non si pensava che attraverso la metodica degli ultrasuoni si potessero raggiungere degli organi quali le pleure o il parenchima polmonare. Copetti, in particolare in Italia, e qualcun altro, adesso mi sfugge il nome, si presero la briga di importare dall'America questa nuova metodica, affinarono la metodica, che è entrata ormai nel normale utilizzo del pronto soccorso per valutare la presenza di un pneumotorace o meno. Ci arriva un ragazzo longilineo con l'habitus morfologico tipico, che avverte un dolore all'emitorace di destra o di sinistra, una difficoltà respiratoria, andiamo ad auscultare e non riusciamo a capire in effetti, perché ce lo dobbiamo confessare tante volte anche l'auscultazione nel caso di piccoli pneumotoraci non ci aiuta molto, e allora andiamo a mettere una sonda sul torace, abbiamo anche qui 6 punti e ritroviamo, possiamo riuscire a capire se il paziente è affetto, non solo, ma addirittura possiamo individuare la sede con precisione, la sede dell'interruzione della parete pleurica, della sede del pneumotorace. Questa l'ecografia rappresenta una sensibilità del 95%, quindi abbastanza alta, come si vuol dire, qui è una specificità del 91% secondo un protocollo, secondo una statistica epidemiologica risalente per un po' al 95, forse ad oggi è ancora più elevata. Lo stesso gruppo di pazienti ha mostrato che un'ecografia toracica era superiore alle semplici radiografie per la diagnostica del pneumotoracica, con una specificità vicina al 100%. Chiaramente, se accoppiata alla metodica radiologica, alla metodica ecografica, rappresentano il massimo che in pronto soccorso può essere fatto per la diagnostica. Nello studio cospettico su pazienti con trauma chiuso, la sensibilità era del 98% con una specificità del 99%. Quindi, voi vedete che dagli studi che sono stati fatti, se noi dovessimo fare una meta-analisi comparativa, vediamo comunque che raggiungiamo un valore molto alto, pressoché vicino al 100%. Ma la cosa più importante è che rispetto alla diagnostica radiologica, cioè avviare il paziente in sala raggi e a diagnosticare un pneumotorace, lasciando stare la sensibilità e la specificità, sicuramente in termini di tempo abbiamo una sensibile riduzione. 2 minuti e mezzo, 3 minuti riusciamo a diagnosticare un pneumotorace, a fronte di una ventina di minuti anche negli ospedali più organizzati, più attrezzati, in cui c'è un servizio che porta l'ammalato in sala raggi in tempi brevissimi, però meno di 20 minuti in genere. Tra esecuzione della radiografia e refertazione a meno non si riesce ad avere il risultato. Con una sonda ecografica in 2 minuti e mezzo, 3 minuti riusciamo ad avere quantomeno una buona probabilità diagnostica positiva. Come si effettua? Si effettua intanto con una sonda lineare, non con una sonda sector, quella utilizzata in addome.
E voi vedete, io purtroppo avevo preparato il video, dei video che però non funzionano, non li ho caricati sulla pennetta e quindi non... No. Voi vedete questa linea più bianca, così dire, una linea di iperecogenicità, questa rappresenta la pleuri. Normalmente, nel soggetto normale, siccome la pleura parietale e la pleura viscerale scorrono una sull'altra, normalmente questa linea non è fissa, è una linea mobile, è una linea che vediamo scorrere. Nel momento in cui noi ravvediamo un punto, normalmente, ripeto, ci sono 6 punti di osservazione nell'ambito toracico, nel momento in cui noi vediamo un punto in cui questa linea si ferma, quello è il punto esatto in cui si è verificata la lesione pleurica in cui abbiamo il pneumotorace. E possiamo addirittura anche valutare con questa stessa metodica anche l'estensione del pneumotorace, identificando esattamente dove questo sliding, così viene detto, il meccanismo di questa linea, di questo movimento della linea, questo sliding riprende a essere normale, diciamo, e di conseguenza possiamo valutare esattamente le dimensioni del pneumotorace. Accanto a questo possiamo avere anche delle ottime chance per le pazienti gravide, perché con una metodica ecografica che appunto non essendo prevedendo delle radiografie può essere anche ripetuta anche nel trauma in gravidanza, la presenza del liquido della camera gestazionale e soprattutto i movimenti attivi fetali ci possono dire che il trauma non ha avuto conseguenze sulla gravidanza. Esiste purtroppo però qualche svantaggio. Quali sono questi svantaggi? L'ecografia è operatore dipendente. Operatore dipendente perché chiaramente occorre, come in ogni altra cosa, un periodo di pratica clinica con l'ecografo. Di conseguenza nessuno può immaginare, semplicemente prendendo una sonda in mano, riesce a ottenere le finalità che ci si era prefissi. Poi possono essere numerosi varianti della norma, delle false immagini, pensiamo per esempio alle midi accessorie, quante volte delle midi accessorie sono state scambiate da personale non adeguatamente preparato, non adeguatamente formato, per dei tumori, delle forme tumorali, chiaramente con un coinvolgimento emotivo e psicologico da parte del paziente importantissimo. Dei reperti semiologici spesso sfumati di non univoca interpretazione, in cui, come dicevo prima, è necessario ricorrere a delle indagini un tantino più definite, quale l'attacco alla risonanza. E nel politrauma, quale può essere lo svantaggio? Il fattore tempo. Perché ognuno di noi, ogni medico che si accinge in pronto soccorso, al manato in emergenza, sa perfettamente come cominciano a tremare le mani davanti all'ammalato instabile, in cui devi fare una diagnosi in tempi brevi per avviarlo o meno alla sala operatoria. In quel caso il fattore tempo, molto utile per delle finalità cliniche, sicuramente dal punto di vista psicologico del medico operatore è qualcosa di assolutamente sfavorevole. E poi le condizioni ambientali. Voi pensate al paziente politraumatizzato che non riesce a muoversi, mentre magari per fare un'ecografia, diciamo, efficace, e occorre che alzi il braccio e il paziente il braccio non lo può alzare. Il paziente svenuto che è assolutamente o che ha assunto delle posizioni antalgiche sfavorevoli, ecco, ci sono tutta una serie di fattori che noi dobbiamo anche prevedere come svantaggi. Però in genere è assolutamente fondamentale e imprescindibile, direi, per il medico d'emergenza di oggi l'utilizzo dell'ecografia FAST. Altri utilizzi, vado veloce perché mi è stato segnalato che sto dilungandomi un po' troppo. L'aneurisma dell'aorta addominale, noi con una sonda, cioè in 30 secondi, in 40 secondi, noi possiamo visualizzare l'aorta e immediatamente, come vedete, un'aorta normale inferiore ai 3 cm, a fronte invece di un'aorta dilatata con un aneurisma. Addirittura, se questa aneurisma è in fase di dissecazione, noi possiamo avere la visione diretta delle pareti che stanno dissecandosi. L'ecofasta renale, perché aiuta il medico all'identificazione di calcoli, cisti, masse,
Questo esula un pochino dal tema di oggi, che è un tema traumatologico, però è giusto che lo dica, insomma. Può accelerare la terapia mirata del paziente. Quante volte ci arriva un paziente, ho un dolore non tanto in sede renale tipica, ma quanto un dolore anteriore, per esempio per la presenza di un calcolo a livello ureterale, il dolore è anteriore. Noi non dobbiamo sapere, dobbiamo fare diagnosi differenziale tra colica renale e aneurisma dell'aorta addominale. Per questo motivo esiste un contenzioso notevole, perché tante volte viene l'aneurisma in fase di dissecazione dell'aorta addominale viene confuso con una banale colica renale e il paziente dopo qualche ora muore. Con una semplice indagine ecografica in 2 minuti, in pronto soccorso possiamo fare una diagnosi differenziale importante. Ecco, voi vedete qui nel caso di coliche renali, la dilatazione dei calici e la presenza del calcolo che ci indirizza verso la diagnosi di colica renale. Qui possiamo vedere un'idronefrosi, per esempio, delle immagini di idronefrosi. Un tumore, una neoplasia renale, e così come anche del sistema epatobiliare, ci consente di definire il volume della colecistica, scudulino di idrope colecistica, per esempio, e ci consente di vedere se ci sono dei calcoli all'interno della colecisti, ci consente di valutare le dimensioni della vena porta. Questo è il colorato in rosso, è la vena porta. Ci consente di vedere, come l'ho detto prima, un aumento di volume della colecisti, un'idropa della colecisti, che ovviamente ci indirizzano verso una valutazione del chirurgo, da parte del chirurgo. Nella trombosi venosa profonda, l'ultrasonografia compressiva ci consente di vedere se la vena è comprimibile, ciò significa che non siamo affetti da una trombosi venosa profonda, il paziente non affetta una trombosi venosa profonda. Nel momento in cui questa comprimibilità, proprio comprimibile con la sonda, cioè forzando con la sonda nel tessuto, noi vediamo nell'immagine dove c'è questo asterisco, si chiude, proprio perché evidentemente c'è una certa elasticità di parete. La parete vasale, affetta invece da una forma trombotica, non si chiude perché c'è il trombo. E di conseguenza noi abbiamo già in pronto soccorso una diagnosi di trombosi venosa profonda. E qui è un video che avevo previsto, perché anche dal punto di vista infermieristico può avere una grande utilità l'ecografia, come negli accessi vascolari. Attraverso la sonda, sia, mi dispiace che non ho il video, sia con delle scansioni longitudinali, sia con delle scansioni trasverse, noi quante volte ci siamo trovati a dover incanulare dei pazienti obesi, dei pazienti con grelle grosse, difficoltà, dei pazienti che, arrivati scioccati senza una vena, ci siamo trovati davanti alla difficoltà del reperire un accesso venoso. Bene, attraverso la diagnosi ecoguidata, attenzione, voglio sottolineare un fatto, esistono diagnosi ecoguidate ed ecoassistite. Qual è la differenza? La differenza è la visualizzazione in tempo reale. L'ecoassistita significa che si esegue prima un'ecografia per individuare i punti di repere, che possono anche eventualmente essere tracciati, e poi la metodica è successiva. Nell'ecografia, cioè nella diagnostica ecoguidata, l'incanulazione o comunque è direttamente sotto controllo visivo, sotto controllo da parte della sonda. Quindi, posizionando questa sonda con una scansione sia longitudinale sia trasversa e posizionando al centro della sonda un ago, noi possiamo penetrare fino a raggiungere il vaso. E quindi attraverso l'utilizzo di un driver, una cannula o altro genere di cose, possiamo posizionare il nostro accesso vascolare. Ultimamente vedo delle apparecchiature che si basano su una metodica, diciamo, pseudo-ultrasonografica, cioè ponendo questi video sul braccio, per esempio, nella fossetta antecubitale, ci indicano tutto il percorso venoso. Però attenzione, non è la stessa cosa che fare incanulare una vena attraverso una guida ecografica. Perché?
perché questi apparecchi non ci danno lo spessore dei tessuti, ci indicano il percorso dei vasi, però non ci indicano quanto dobbiamo penetrare in profondità. Attraverso invece la l'ecoguida, noi possiamo esattamente vedere l'ago dove si sta spingendo e fino a che profondità deve penetrare per riuscire a incanulare efficacemente. Questo soprattutto serve in pronto soccorso per gli accessi maggiori, quindi l'accesso l'accesso femorale, però può servire anche per l'incanulazione delle vene dell'avambraccio. Con questo io ho finito, vi ringrazio e vi chiedo scusa per qualche mia incertezza se non mi sono fatto capire. Grazie. Ringrazio il dottore Lavilla per la sua relazione. Sarebbe auspicabile che l'ecografia FAST, utilizzata sia dal medico che anche dal punto di vista infermieristico, prendesse sempre più piede nei nostri ospedali, perché come vedete accorcia i tempi di diagnosi, facilita l'approccio al paziente, quindi per poterlo stabilizzare, incanulare e quant'altro, e sarebbe auspicabile che tutti ci formassimo in merito. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di condurre questa opera di formazione, noi siamo in partnership con l'Unipegaso e insieme con loro organizziamo un master sugli accessi vascolari che in questo momento è attivo fino a gennaio e poi ci sarà comunque qualche altro nuovo bando. È molto importante che ci formiamo tutti per utilizzare l'innovazione ai fini dell'assistenza, perché se siamo veri professionisti non possiamo esimerci da questo, soprattutto nell'interesse della tutela della salute del paziente, che è la nostra mission. Introduco subito la dottoressa Gervasio, che ci intratterrà con la seconda relazione, che ha come argomento il trauma cranico. L'argomento di oggi, come sapete, è il trauma. È molto importante andare a capire, non solo a fare diagnosi precoci in pronto soccorso, ma una volta che il paziente è ospedalizzato e una volta che il nostro paziente è a nostro carico, è importante saperlo gestire per tutte le fasi della degenza, alla diagnosi, all'assistenza, alla terapia e quant'altro. Quindi non dico altro, subito la parola alla dottoressa, che ringrazio per la presenza. Grazie. Allora, ringrazio innanzitutto gli organizzatori del corso per l'invito e sostituisco il dottore Campello, il primario della neurochirurgia di Reggio, che non ha potuto essere presente per degli importanti impegni personali. E spero di non farvelo rimpiangere, insomma, cercherò di non annoiarvi, perché comunque l'argomento è un pochino, forse un po' ultra specialistico e complesso. Abbiamo cercato un pochino di semplificarlo, ecco, di parlare di qualcosa che speriamo possa essere interessante. Cioè, più che parlare in generale del trauma cranico, del paziente neurochirurgico, vediamo un pochino quali sono attualmente le principali linee guida e i criteri di triage, visto che stiamo parlando del paziente in pronto soccorso. Allora, anzitutto partiamo da questo punto di partenza. Oggigiorno si parla molto del corretto utilizzo delle risorse in sanità, quindi sono stati sviluppati vari modelli anche da parte dei vari ministeri della salute nelle varie nazioni, per cercare di sviluppare un sistema che possa essere, diciamo, teoricamente perfetto. Ma qual è il problema quando si parla di un paziente traumatizzato? Che i sistemi statali che si occupano di trauma cercano in realtà di utilizzare delle scarse risorse per un utilizzo migliore. Queste due cose sono un po' in contrasto, cioè avere poche risorse e cercare di creare un sistema perfetto. E allora, in questo si è visto in particolare che l'eccessivo triage, cioè l'aver troppo a che fare con piccoli traumi minori, crea in realtà un sistema costoso e inefficiente. E questo a che cosa ci porta, appunto? Come possiamo allocare queste nostre scarse risorse, sia umane che economiche, perché tutti oggigiorno affrontiamo questi problemi e sappiamo come si lavora, come possiamo utilizzarle nel modo più proficuo? Allora, perché si parla appunto di triage neurochirurgico? Perché in realtà il neurochirurgo non dovrebbe essere utilizzato per il triage nel cosiddetto sistema perfetto. Il neurochirurgo è un super specialista, quindi diciamo che per esempio nel caso di un importante incidente con molte vittime, il neurochirurgo dovrebbe entrare, diciamo, in campo soltanto in un secondo tempo, essendo un super specialista. In realtà si vede che non è così, diciamo, nei pronti soccorsi della nostra nazione sicuramente, ecco. E in realtà diventa quasi un addetto al triage, cosa che non dovrebbe essere.
E qui c'è un richiamo, una cosa simpatica a cui aveva pensato il mio primario, perché c'è Napoleone su questa, con questa carrozza? Perché il termine triage fu coniato dal chirurgo di Napoleone, a quanto pare, in francese triage vuol dire smistare, perché questo chirurgo nei vari feriti, nelle guerre napoleoniche, vittime gravi, eccetera, selezionava chi poteva salvarsi e trattava principalmente quei pazienti, quindi da qui è nato questo termine. E vediamo come in realtà il triage poi sia un sistema complesso, ecco, non abbiamo parlato di neurochirurgo nel triage, che appunto dovrebbe entrare solo in una seconda fase, perché prima c'è tutta una tipologia di score che andrebbe fatta, il collega ne ha parlato eccellentemente, c'è un mestiere difficile, quello del medico di pronto soccorso, che deve guardare a 360 gradi quali possono essere i problemi del paziente. Noi solitamente entriamo in una seconda fase. Poi questo vabbè, è un richiamo che abbiamo fatto a quello che può essere un moderno problema, cioè non c'è solo il triage dal punto di vista clinico, purtroppo in alcuni paesi c'è anche un triage da un punto di vista diciamo economico, ecco il fatto che ormai si affronta il problema dei migranti che affollano sempre di più i nostri pronti soccorsi, crea un problema non solo diciamo umano e morale, perché comunque è giusto trattarli, ma crea anche dei problemi dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, perché ci fa dedicare meno tempo magari a traumi che poi alla fine possono essere importanti. In alcuni paesi addirittura, come in America, dove viene strisciata la carta di credito quando un paziente va in pronto soccorso, questo è diventato un altro criterio di triage. Allora, dal punto di vista nostro invece, ecco, entriamo un pochino più nell'argomento, cosa comporta la gestione del trauma nei nostri pronti soccorsi? Attualmente diciamo vengono trasferiti negli ospedali hub, come ad esempio è il nostro, quello di Reggio, cioè il centro diciamo regionale dell'emergenza, vengono trasferiti molti pazienti con trauma cranico indipendentemente dal fatto che abbiano effettivamente un'indicazione neurochirurgica, cioè si tende molto a centralizzare da parte degli ospedali periferici, sia per un discorso di comodità ma anche di paura nel non saper affrontare quella patologia, mentre molto potrebbe restare in periferia. E questo provoca un sovraffollamento quindi del lab, del trauma center e anche nei centri di invio, che fa lievitare non solo i costi ma anche l'attesa da parte dei pazienti che devono essere visitati, e questo provoca un ritardo nel trasporto dei veri pazienti neurochirurgici, e questo è un aspetto che poi vedremo nella seconda parte della relazione. E si è visto addirittura che questo provoca, poi vediamoci una diapositiva dedicata, addirittura un sovraffaticamento dei medici che sono impiegati nel trauma center, nel lab, che sono costretti a vedere molti pazienti inutilmente. E questo rende anche i centri neurochirurgici mal gestiti, perché questi casi, che non necessiterebbero di neurochirurgia, drenano invece delle risorse, delle attenzioni e delle competenze appunto in maniera immotivata. Questa è una diapositiva che illustra addirittura i sintomi che può presentare un medico di pronto soccorso addetto alla checklist per il superlavoro. Sintomi che vanno appunto dall'emicrania, all'ansietà, addirittura uso, si parla di uso di alcol, di droga, ecco, per dire come sia effettivamente stressante e complesso. In realtà il trattamento delle gravi lesioni cerebrali post-traumatiche è un trattamento multistep, cioè parte dal primo soccorso, dall'organizzazione in rete, da una fase prima di poter raggiungere il pronto soccorso ad essere trattato, e l'invio al centro competente, il trattamento acuto e la riabilitazione. Tutti questi step sono importanti, quindi qualunque inceppamento poi si ripercuote su quello che può essere l'outcome finale del paziente. Quindi appunto qui c'è un esempio, come a dire che comunque non esiste in realtà l'ospedale rurale, l'ospedale neurochirurgico, tutto è importante dall'inizio, dalla primissima cura. E in particolare, poi veniamo nello specifico, nella nostra provincia, Reggio Calabria per esempio è collegata in telemedicina con l'ospedale di Polizia e l'ospedale di Locri. Vediamo però, questi sono i tassi di occupazione ufficiali di posto letto del 2014, vediamo come l'ospedale di Reggio sia utilizzato al 92%, mentre quello di Polistena e di Locri sono sottoutilizzati, per il discorso che dicevamo che si tende molto a centralizzare, invece sarebbe molto importante sfruttare di più la telemedicina. Con Polistena per esempio abbiamo sviluppato un servizio di telemedicina, e questa è, senza annoiarvi, insomma, questa è la scheda del triage che viene compilata dal medico del pronto soccorso di Polistena, che poi ci invia le immagini. E vediamo come in realtà è una scheda molto dettagliata, perché quando andiamo a stabilire poi alla fine
Se un paziente necessita di essere trasferito in neurochirurgia o meno, non conta solo il dato TAC, ma contano anche molti altri dati. Si parte dall'anamnesi, come vedete, APR, anamnesi patologica prossima, la terapia, se fa terapia anticoagulanti o antiaggreganti, le patologie se ha demenze, epilessia, dipendenze, e poi deve compilare anche la scala di Glasgow. Qui ci possiamo un pochino soffermare, nel senso che la vedremo anche in seguito. È una scala, penso comunque che la conoscete tutti, è una scala del coma neurologico che va che parte, diciamo, con 15 e valuta alcuni parametri, cioè la risposta verbale, la risposta motoria e l'apertura degli occhi. Questa è una scala basale che qualunque, diciamo, medico di pronto soccorso, ma anche l'infermiere, deve saper compilare. E poi si passa anche a parametri più importanti, vedere se il paziente è intubato, come sono le pupille, ecco, e così via. E poi alla fine di tutto questo vengono anche indicate le indagini effettuate in PS e alla fine viene poi il parere del neurochirurgo sulla base anche di tutte queste informazioni che sono fondamentali. Questi sono dati del teleconsulto della nostra provincia negli ultimi 3 anni e vediamo come addirittura abbiamo fatto 1664 teleconsulti, di cui 950 sono prime valutazioni. In grigio S sta per ematomi spontanei, il 22% poi sono i traumi. Ecco, in realtà vediamo come in rosso sono indicati i pazienti che poi alla fine non necessitavano di neurochirurgia effettivamente, quindi non trasferiti, i verdi quelli trasferiti. Vediamo come in realtà c'è un'assenza di filtro da parte della periferia, perché per esempio le emorragie cerebrali spontanee nel paziente anziano, i cosiddetti ematomi spontanei, certamente non necessitano di neurochirurgia, quindi sono per esempio dei teleconsulti inutili che sprecano risorse ed energie che uno potrebbe dedicare ad altre patologie, come ad esempio il trauma. Vediamo che invece nel trauma abbiamo trasferito parecchi pazienti, anche nell'emorragia subaracnoidea spontanea, nei tumori, quindi c'è un deficit, diciamo, di preselezione. Vediamo per esempio, adesso entriamo proprio nello specifico, cioè nella parte della superspecialità, chi effettivamente andrebbe trasferito secondo protocolli e linee guida, diciamo, comunemente accettati, poi non parliamo di dogmi assoluti. In generale il paziente che ha un Glasgow uguale o inferiore a 8, però per esempio anche qui c'è un sottogruppo di pazienti. I pazienti con Glasgow 3, cioè i pazienti ormai, diciamo, in un coma irreversibile e sono midriatici e reflessici, questi pazienti potrebbero invece restare all'ospedale di origine e molto spesso invece vengono proposti. E vanno valutati invece con attenzione i pazienti che presentano un Glasgow da 9 a 12, solo in particolari casi, perché solitamente non necessitano di neurochirurgia, i pazienti con un Glasgow dal 13 al 15. Quali sono i fattori importanti da valutare? L'abbiamo visto un pochino anche prima nella scheda. I fattori di rischio clinico, cioè per esempio se il paziente assume anticoagulanti o antiaggreganti, se è un paziente epilettico, se ha avuto precedenti interventi neurochirurgici, e poi i dati TAC sono anche molto importanti. Sicuramente ce ne sono alcuni, red flag sarebbe la bandierina rossa, cioè i cosiddetti fattori sentinella, ecco, fattori di rischio nell'attacco, fattori di allarme. Dobbiamo vedere un pochino quali sono. A proposito del Glasgow, poi abbiamo messo questo richiamo. È vero che il Glasgow è importante, però per esempio ci sono dei pazienti che possono giungere in pronto soccorso con un'intossicazione alcolica o farmacologica, e questo può ingannare, può dare un Glasgow più basso. Quindi per esempio anche questo aspetto va ben valutato prima di dire che un paziente necessita di essere centralizzato. Un altro aspetto molto controverso è cosa fare dei pazienti con un Glasgow alto, cioè pazienti, diciamo, svegli, ecco, che stanno bene, ma che hanno avuto una perdita di coscienza. Ecco, questi pazienti, diciamo, che in realtà possono tranquillamente essere osservati in ambiente periferico. Però è controverso se vada comunque ripetuta o no la TAC, e in caso sia positiva, in questo caso andrebbe fatto il teleconsulto. Invece, diciamo, secondo protocolli internazionali che sono anglosassoni, quindi sono anche molto protettivi, forse un pochino anche esagerati, i pazienti con Glasgow 15 invece che non hanno fattori di rischio, non hanno perdita di coscienza, se sono pazienti adulti, diciamo, cioè superiori a 2 anni, possono tornare a casa, però sotto supervisione di un parente. Se non c'è un parente andrebbero trattenuti in un ambiente medico o in hobby, ecco, diciamo, certamente non in un ambiente neurochirurgico o ultraspecialistico. Se sono bambini inferiori a 2 anni, diciamo che secondo le linee guida andrebbero ricoverati comunque in un ambiente pediatrico per un'osservazione, magari anche breve. Quali sono, diciamo, questi segnali di pericolo, red flags, nell'attacco, quelli a cui bisogna porre attenzione? Anche se qui questi sono un po' generici, poi entreremo anche nello specialistico.
E qui no, parliamo, scusatemi, di segnali clinici, questi sono segnali clinici, poi vedremo quelli TAC. Allora, se il paziente presenta una perdita di liquor, per esempio una rinoliquorrea, un'otoliquorrea, va guardato con molta più attenzione, non solo per il trattamento antibiotico, ma anche perché potrebbe comunque avere una lesione cerebrale. I pazienti con ferita craniocerebrale aperta, questi certamente vanno invece centralizzati senza attendere teleconsulti, insomma, o perdere tempo. Le lesioni penetranti, per esempio dopo atti violenti, però anche qui, pazienti invece che hanno avuto questi gravi traumi, dei danni anatomici al tronco, che hanno anche un glesgo 3 post stabilizzazione, anche questi potrebbero rimanere in periferia perché sono pazienti che non hanno chance dal punto di vista neurochirurgico. E vanno guardati con attenzione i pazienti con deficit focali, perché per esempio anche in caso di TAC negativa bisogna escludere una dissecazione carotidea, vertebrale o sofferenza di tronco, anche se qua rientriamo in ambito poi neurologico e vascolare, non più neurochirurgico. Invece i dati TAC significativi che devono farci porre attenzione sicuramente sono, e vanno quasi sempre questi pacienti centralizzati, una frattura cranica affondata, una frattura di base cranio che abbia o no la perdita di liquor, pazienti che hanno uno shift della linea mediana, cioè segni di compressione cerebrale maggiore di 4 mm, i focolai lacero-contusivi cerebrali multipli, l'emorragia subaracnoidea spontanea, perché invece la post-traumatica, in assenza di altri dati, in realtà non andrebbe trasferita. Il sottodurale acuto, a meno che non sia, questi sono appunto dati tecnici, un interemisferico puro, un sovratentoriale puro che sia inferiore a 5 mm di spessore, e un extradurale acuto, guardato con molta attenzione, soprattutto però se regione temporale o in fossa cranica posteriore. Perché invece quali sono, nel caso di trauma cranico, dati TAC che non sono significativi, nel senso che intendiamo non significativi di pericolo, cioè pazienti che non necessitano di centralizzazione, non necessitano realmente di neurochirurgia. La semplice frattura cranica non affondata deve fare solo un'osservazione clinica, non necessita di neurochirurgia. L'opneumoencefalo, cioè un pochino di aria intracranica senza una vera e propria fissura liquorale, anche questo può essere osservato in periferia. Focolai lacero-contusivi cerebrali isolati devono ripetere un attacco a 6 ore, non occorre la neurochirurgia. Lei, se l'emorragia subaracnoidea post-traumatica sottile, in assenza di altre lesioni cerebrali, anche questa non necessita di neurochirurgia. Il sottodurale acuto in sede interemisferica o sovratentoriale inferiore a 5 mm deve ripetere un attacco a 6 ore, se non evolve anche qui non occorre il trattamento neurochirurgico. Anche addirittura l'ematoma extradurale, se in sede parietale al vertice o occipitale sottile, anche questo può in realtà restare in periferia. Quindi in realtà vediamo che c'è una grossa fetta di patologia che potrebbe tranquillamente essere gestita dagli ospedali periferici, però effettivamente non è così, anche per fattori ambientali, diciamo, oltre che organizzativi. Ecco, questo magari potrebbe essere il futuro in un certo senso, cioè la direzione verso cui dovremmo andare. Ecco, e non dobbiamo dimenticare poi tutto quello che abbiamo detto finora, in realtà, questi, diciamo, orientamenti, cosa fare, cosa non fare. In realtà nella traumatologia non stiamo parlando di studi prospettici, randomizzati, di evidenza 1, cioè andando poi alla evidence-based medicine, cioè la medicina basata sull'evidenza, in realtà nei questi percorsi traumatologici non ci sono queste certezze, perché tutto quello che abbiamo detto noi lo possiamo paragonare al parere di un autorevole esperto, ecco, quindi a una evidenza 6 addirittura da un punto di vista scientifico, perché sono dei percorsi comunemente accettati queste linee guida, però non esistono né trauma, non possono neanche esistere da un punto di vista pratico, degli studi poi randomizzati che dicono un percorso va bene in un modo, va bene in un altro, anche perché non si può randomizzare un paziente grave per il quale si cerca sempre di dare quello che si pensa sia il miglior trattamento. E quindi con le considerazioni conclusive torniamo in realtà a quelle di partenza, cioè che abbiamo un sistema in cui vorremmo essere perfetti, però abbiamo poche risorse che dobbiamo cercare di collocare al meglio, e quindi dovremmo cercare di non sottoporre a un triage eccessivo, cioè a consulenze neurochirurgiche inutili, dei pazienti con traumi minori, anche se poi in realtà nelle realtà locali anche questo può essere importante, quindi bisogna sempre bilanciare, diciamo, quello che può essere la teoria con quelli che sono poi gli aspetti pratici. Un altro aspetto importante, per concludere, che però è in effetti molto importante, è qualcosa che spreca effettivamente molte risorse, questo lo vediamo spesso nel nostro ospedale, che c'è un uso eccessivo del trasporto in elicottero, ecco, anche per delle semplici consulenze. Questo ultimamente è stato un po' limitato, però è un aspetto importante, cioè
chi ha in cura il paziente dovrebbe cercare di selezionare veramente in maniera importante i pazienti che hanno bisogno di un trasporto in elicottero, perché soprattutto se una semplice consulenza non è un qualcosa che influenzerà l'outcome finale del paziente, ma una semplice valutazione, bisogna stare, ecco, molto attenti a non fare questi trasporti impropri che poi fanno sì che l'elicottero magari non sia disponibile per il paziente a cui serve veramente il trasporto, per esempio un paziente che deve fare un intervento cardiochirurgico urgente e magari lo trova occupato per una semplice valutazione che potrebbe essere fatta in telemedicina. Ecco, questi sono aspetti molto importanti. Poi questo è un richiamo simpatico, insomma, a quello che può essere il futuro. Questo è un sistema che nei paesi anglosassoni iniziano a usare, cioè già in ambulanza c'è un collegamento video con il medico specialista che già può intervistare il paziente, farsi già un'idea di quello che potrebbe essere prima ancora che arrivi in ospedale, però qui ancora siamo un pochino lontani da questo sistema, speriamo, ecco. E poi comunque concludiamo con questo, qual è in tutti i servizi di emergenza, in tutte le reti ospedaliere, diciamo, il principale errore di metodo che a volte spesso si commette, siamo appunto purtroppo noi medici, noi specialisti primi. Dobbiamo cercare di non remarci contro. Abbiamo messo questa immagine che magari può essere simpatica. Vediamo come in questa diapositiva chi va da solo riesce ovviamente a superare chi rema in due direzioni opposte. Quindi la cosa importante e principale è sempre la collaborazione tra il medico dell'emergenza, i medici specialisti, i medici della periferia, ecco, cercare di guardare in un'unica direzione l'interesse del paziente. E vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio la dottoressa per i messaggi che ci ha trasmesso, tutto molto importante. Chiaramente il sistema hub and spoke in altre realtà funziona da decenni, dobbiamo imparare a farlo funzionare anche noi, perché se funziona altrove può funzionare anche da noi. Serve sicuramente una migliore integrazione tra il territorio e l'ospedale, perché in questo momento il nostro ospedale, che è l'hub, è sicuramente, come la dottoressa ci ha fatto vedere, a ragion veduta con la forza dei numeri, sovrautilizzato, mentre un pochino la provincia stenta un pochino a svolgere il suo ruolo di filtro. Gli incontri di formazione servono anche a questo, cioè a diffondere queste consapevolezze fra tutti noi che siamo gli addetti ai lavori. Detto questo, abbiamo 10 minuti di pausa e ricominceremo subito con la relazione dal punto di vista ortopedico del dottore Ventra. Quindi per 10 minuti ricominciamo, grazie.